Sono pronte per cominciare. Siamo molto soddisfatti per la serata e molta gente ha risposto a questo evento, per noi importantissimo per tutta la ginnastica ritmica. E hanno gareggiato le più grandi e importanti ginnaste del mondo insieme alle ginnaste italiane. Ospiti d'onore le farfalle, quindi le ginnaste della squadra nazionale italiana di ginnastica ritmica, che hanno staccato a settembre durante i mondiali di Stoccarda il pass per le Olimpiadi di Rio 2016. Allora, emozioni veramente a mille, però è stata una gara splendida, la gara più bella di tutta la mia squadra, in assoluto, da quando sono in Serie A, quindi sono felicissima. Molto positivo, in quanto all'inizio speravamo di mantenere la 1, insomma, quindi di diciamo restare in A1. Direi che siamo andati sempre crescendo e oggi la gara è stato il culmine proprio della maturazione e dell'energia positiva che sono riuscite a trovare le ragazze. Adesso puntiamo ad andare sempre più in alto, quindi l'anno prossimo un podio in A1. Oggi è stata la prima volta a Padova che si è svolta una gara così importante e eravamo veramente agitate, anche perché un tifo così è difficile da gestire. È stato veramente meraviglioso, sì, veramente. Le emozioni in casa sono sempre più forti e devo dire che l'aiuto del pubblico è servito molto. Un ringraziamento speciale a tutto il pubblico che ci ha sostenuto con un tifo incredibile, e le nostre allenatrici e le mie compagne che sono state bravissime come sempre. Grazie. Per me gareggiare qui in casa è stata un'emozione fortissima e io e la mia squadra siamo unite più che mai e questo è sempre bellissimo. Un ringraziamento alle nostre allenatrici, allo staff e al pubblico che si è fatto sentire tantissimo. L'amour est comme l'oiseau de Twitter, on est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow, on en devient. Concomitanza a questo grande evento sportivo abbiamo organizzato anche a Palazzo Moroni una mostra storica fotografica che con le riproduzioni di tutto il materiale originale che abbiamo nella nostra sede dal 1908, con gagliardetti, diplomi, fotografie della storia della ginnastica ardorina, ma non solo. Il sogno continua. Sì, sono molto contento che ritorni qui. E sono soprattutto contento che viene organizzata da una società Ardor di Padova per la sua gloria, per quello che sta facendo, un'eccellenza nella ritmica, e quindi la merita sicuramente in tutti i sensi questa manifestazione, e non è detto che anche il prossimo anno possiamo ancora riassegnarla.